Vedremo oggi come un semplice switch di due quote, due binari e due sezioni potrebbe causare problemi inaspettati. Facciamo lo sweep come dovrebbe essere, quindi selezionando i binari e le due sezioni. I due puntini sono già nel posto corretto, le frecce nella direzione corretta, quindi entrambe dalla stessa parte. Facciamo mantieni altezza, sweep chiuso e andando a cambiare la lista. Proviamo a fare mantiene altezza per avere una sezione leggermente diversa e diamo l'ok. Apparentemente la superficie è bella, ma intanto controlliamo le isocurve che sono non perpendicolari ai due binari, ma sono leggermente inclinate. E un'altra cosa da controllare è sicuramente la sezione in questo punto che è venuta in questo modo. La superficie è venuta in questo modo, quindi adesso ho portato una curva sulla superficie, quindi è il risultato della superficie che abbiamo ottenuto. Non va per niente bene perché questo difetto qui sarà poi visibile anche nel modello stampato. Quindi torno indietro, cancello questo. Questa superficie la nascondo sotto un livello qualsiasi e vado ad analizzare le varie curve. Intanto si vede subito che questa interna è una curva di secondo grado, questa interna è esterna è una curva di terzo grado. Lo vado a ricostruire, metterò 24 punti, poi vado a controllarmi anche da dove partono le curve. Per scrupolo le vado a mettere entrambe sotto, che è la parte dove solitamente ci sono meno problemi, e vado a ricontrollare i punti di controllo. Rifaccio lo sweep e vedo se questo è stato sufficiente a risolvere il problema della superficie. Si vede già da qua che presenta lo stesso identico problema, quindi non vado nemmeno oltre. Provo a questo punto a, prima di aggiungere una sezione in questo punto che risolverebbe la situazione, ma complicherebbe notevolmente la superficie, provo a ricostruire semplicemente le mie due sezioni. Intanto sposto il punto di inizio della curva sul binario interno, così sono comodo anche poi con la superficie. E poi vado a ricostruire la curva. Le ricostruisco entrambe con lo stesso numero di punti di controllo e entrambe di terzo grado. È inutile avere un quinto grado da queste curve qua, sono troppo semplici. Esagero volontariamente con i punti di controllo per non dover poi andare a sistemare. Visto che ci siamo, controllo l'andamento della curva con il grafico di curvatura. Qui sotto mi ero già accorto di un piccolo problema e vado a impostare, eccolo qua, tutti i punti di controllo tutti sullo stesso piano. Faccio la stessa cosa anche qua sotto perché se c'è sopra il problema si ripresenta anche sotto e li vado ad agganciare, eccolo qua, al quadrante del cerchio interno. Mi rimetto in questa lista qua, tolgo il grafico di curvatura e rifaccio lo sweep di nuovo. I punti stavolta sono già allineati, sweep chiuso, direi che è migliorato notevolmente. Se vogliamo proprio esagerare, aggiungi guida per le isocurve e vado ad orientare l'andamento delle mie isocurve in maniera perpendicolare ai due binari. Ecco fatto, questo è il risultato e questo qui, il tasto, ecco qua, è quello vecchio, sono oggetti.
Ah, la superficie ha mantenuto la storia di costruzione, quindi si è rovinata nel frattempo. Comunque questo è un ottimo risultato e il difetto non c'è più.